Si svolgerà in Fiera Milano dal 13 al 16 marzo 2018 la 41esima mostra convegno Expo Comfort, la manifestazione internazionale dell'impiantistica civile industriale, della climatizzazione e delle energie rinnovabili. L'edizione 2018, che si svolgerà in contemporanea con Biomass Innovation Expo, conta ad oggi 1.600 aziende iscritte, 52 paesi esteri rappresentati e più del 92% dei padiglioni occupati. L'integrazione tecnologica per il comfort dell'ambiente costruito sarà il driver delle tante iniziative previste per la prossima edizione di MCE. Tra queste la possibilità di vedere dal vivo una linea di produzione 4.0, assistere a incontri informativi sul MEP BIM e conoscere le innovative tecnologie digitali inerenti building automation, domotica, smart metering e gestione da remoto degli impianti. Per la prima volta poi MCE si aprirà alla città, allestendo in piazza Gaeo Lenti uno spazio dedicato a al pubblico, dove imparare e confrontarsi sui temi legati allo spreco e all'efficienza energetica. Siamo il grande contenitore che unisce la filiera della climatizzazione e delle energie, che farà nell'edizione 2018 un focus speciale sulla innovazione tecnologica. Driver fondamentale ovviamente è l'efficienza energetica, innovazione tecnologica nella digitalizzazione dei sistemi produttivi e dei processi. Fondamentale a nostro avviso per il prosieguo e il futuro dei nostri settori è l'integrazione tra le diverse tecnologie che sono quelle della climatizzazione con tutto ciò che è il mondo elettrico, ovvero l'home and building automation e quindi la regolazione di impianti. Impianti efficienti, intelligenti e con ottimi rendimenti devono essere gestiti in modo funzionale e intelligente. Il consumatore deve sapere quello che va a consumare durante l'anno e deve essere sempre attento attraverso comportamenti sempre virtuosi. Oggi la tecnologia e l'industria italiana è estremamente forte. A Mostra Convegno attendiamo oltre 155.000 professionisti, di cui 40.000 da oltre 140 paesi, quindi è una fiera che ha un impatto a livello mondiale. E siamo convinti che questo impatto della fiera, quindi momento commerciale, debba anche avere una sua rappresentazione nella città di Milano, quindi far vivere al cittadino la consapevolezza che nella propria città si svolge un evento di questa portata. Questo è un appuntamento per noi importante perché l'efficienza energetica è una delle due sfide che noi vogliamo percorrere per aiutare Milano a superare il problema dell'inquinamento e quindi avere questa opportunità di questa mostra convegno su tutte le possibilità di efficienza energetica che abbiamo a disposizione permette di poter fare un lavoro in fiera e in città, di aumentare la consapevolezza dell'opportunità che ognuno di noi ha nelle proprie scelte, mettendo insieme la tecnologia, l'efficienza delle imprese, le regole delle istituzioni, le attività promozionali delle istituzioni per fare sì che anche la nostra città vinca questa sfida della migliore qualità dell'aria in cui l'efficienza energetica è una delle due gambe fondamentali insieme alla mobilità. Un'attenzione all'efficienza energetica confermata anche dai dati emersi dalla ricerca dell'Energy Strategy Group del Politecnico di Milano. La ricerca che abbiamo condotto in collaborazione con MCE si è focalizzata su due aspetti. Da un lato le tecnologie tradizionali e digitali per l'efficienza energetica nel mondo industriale e degli edifici del terziario e sulle biomasse legnose applicate nel mondo residenziale. Dai dati emerge come le tecnologie per l'efficienza energetica sono contraddistinte da un livello di convenienza economica particolarmente elevato, ma anche in assenza di incentivi, e le tecnologie digitali che abilitano forme innovative di efficienza energetica rappresentano già oggi una soluzione molto interessante dal punto di vista dei ritorni che consentono di ottenere. È un mercato in grande crescita che si pensa che al 2020 possa arrivare a valere tra i 9 e i 10 miliardi di euro di giro d'affari in Italia. Per quanto riguarda invece le biomasse legnose, come sappiamo l'Italia per le loro applicazioni in ambito residenziale è un paese leader a livello globale, abbiamo circa 11 milioni di generatori installati oggi nel nostro paese, anche qui i ritorni economici sono particolarmente
particolarmente positivi e si stima più o meno un mercato che vale 250 milioni di euro all'anno oggi e che potrebbe arrivare ampiamente sopra i 400 milioni nel 2020. Come da tradizione non mancheranno le numerose attività organizzate dalle principali associazioni di settore come Angaisa, Aicar e Anima, la Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia, che per il settore dell'idrotermosanitario continua a registrare indicatori positivi per quanto riguarda produzione, export e investimenti. Anima è un abitué di Mostra Convegno Expo Comfort, partecipiamo dagli albori, è una fiera, una manifestazione di livello europeo, anzi globale, molto importante, ci vede fra i primi attori. Le previsioni di fatturato di questo 2017 che chiude sono molto interessanti perché prevediamo di crescere del 3,6%, quindi un dato veramente di soddisfazione per le nostre imprese della meccanica varia qui prossimamente alla Mostra Convegno. Per il 2018 prevediamo ad oggi un dato meno forte, un 2,2%, ma vedi, probabilmente crescerà perché abbiamo segnali positivi da tanti mercati e da tante aziende. L'export pure cresce, c'è veramente tanto entusiasmo. Pensiamo che anche in questa edizione 2018 la Mostra Convegno possa permettere alle numerosissime imprese della meccanica italiana di avere contatti internazionali anche con operatori locali. Il mercato interno è cresciuto ultimamente, quindi veramente un qualche cosa che ci riempie di orgoglio e di entusiasmo per l'anno a venire. Per quanto riguarda invece gli investimenti delle aziende? Ma questo è il dato più eclatante che porta veramente a motivare il grande entusiasmo che abbiamo nella persona dei nostri associati a questa manifestazione. L'anno scorso perché ormai qui a dicembre lo stiamo terminando, abbiamo visto un livello di investimenti veramente eclatante, 7,7% in più sull'anno precedente. Certamente un contributo l'ha dato la manovra finanziaria sugli iperammortamenti, ma è anche segno della grande motivazione che hanno le imprese di questi tempi per investire in tecnologie produttive, in tecnologie che si riflettono nei prodotti per poter sviluppare le loro vendite a livello internazionale. Veramente questo livello di investimenti ci ha sorpreso, continuerà anche per il 2018. Tra i protagonisti della prossima edizione di Mostra Convegno Expo Comfort anche l'esperto Luca Mercalli, che sarà presente alle iniziative di MCE in città per parlare di ecosostenibilità e comfort abitativo. Il comfort nelle nostre case non è affatto in contrasto con i consumi energetici. Purtroppo viviamo in case che sono estremamente inefficienti, un patrimonio edilizio vecchio oppure semplicemente mal costruito, senza tenere attenzione alle tecniche moderne che permettono di fare efficienza energetica e di utilizzare al meglio le risorse energetiche per ridurre l'inquinamento e aumentare la nostra qualità della vita. Oggi abbiamo tecnologia di eccellenza per raggiungere queste prestazioni e che è poco conosciuta, così come sono poco conosciute le possibilità che anche nelle case già esistenti abbiamo per riqualificare le caratteristiche dell'immobile. Quindi abbiamo bisogno di far conoscere alle persone per stimolarle tra l'altro a utilizzare anche gli incentivi economici di Stato che ci sono su questi lavori e poi ovviamente affidarsi ai professionisti che sono in grado di fare per ogni casa il progetto specifico che ottimizza la qualità dell'ambiente interno, del comfort con quella dei consumi energetici e di conseguenza e dell'inquinamento e delle spese.